La più cordiale buona serata dal Pallavizza di Pavia, gli appassionati di pallacanestro. 14esima giornata del campionato nazionale di Serie B Old Wild West, appuntamento di gala qui al Pallavizza, visto che arrivano i cugini della Elachem Vigevano per un derby che indubbiamente è una partita diversa dalle altre, molto sentita in questa rivalità straprovinciale. E al di là poi delle ragioni squisitamente di campanile, partita di grande valenza tecnica, Omnia Pavia reduce da una striscia aperta di 6 successi in fila, assestata al 4° posto in graduatoria a quota 18, Vigevano qualcosa indietro, 4 punti sotto, assestata a quota 14, reduce da 2 vittorie in fila dopo un momento con qualche sconfitta abbastanza inattesa. Sarà comunque partita assolutamente di cartello, partita nella quale, al di là dei valori tecnici, influenzeranno sicuramente, avranno una forte incidenza le componenti squisitamente emotive. L'anno scorso ricordiamo che Pavia disputò una stagione piena di alti e bassi, non riuscì mai a decollare, eppure con il pronostico contro riuscì a imporre il disco rosso ai cugini di Vigevano, che invece al contrario giocarono una stagione da neopromossa ma anche da protagonisti. Questa sera mi affiancheranno, riproponiamo il terzetto che vi ha tenuto compagnia, vabbè, se di compagnia si può parlare, nel match con Rucker San Vendemiano. Quindi al mio fianco ci saranno gli amici e colleghi Fabio Sacchi, buonasera a tutti, e Marco Barzizza di Basket alla Media. Buonasera a tutti. Allora ragazzi, abbiamo introdotto partita, non stiamo neanche a tediare con quello che è stato il pre-partita. Ieri alle 2:30 si è scatenato l'inferno, sembrava non si potesse giocare, poi c'è stato un tavolo tecnico che ha coinvolto questura, prefettura, pompieri, mancava forse la Santa Sede, poi ogni parte sociale è stata chiamata, mancavano i sindacati, ecco. Alla fine si è raggiunto un compromesso e quindi Pallavizza che si presenta con capienza ridotta, è stato limitato l'ingresso a 1000 persone, 300 biglietti sono stati destinati a Vigevano e il resto per in qualche modo cercare di riempire il Pallavizza. È un peccato perché avrebbe potuto essere una festa dello sport a 360 gradi, ma rispetto alla terrificante prospettiva di non giocare ovviamente cerchiamo di andare con il male minore. Tutto pronto, squadre radunate attorno agli allenatori, formazioni tipo per Pavia: Benedusi, Nasello, Dessì, Gloria, Venucci, Spatti, Botteri, Mazzoleni, Touré, Arnone, Fazioli, Liberati. Per quanto riguarda Elachem Vigevano, Capitan Verri, poi Aromando, Passerini, Brigato, Mazzucchelli, Filippini, Beretta, Martinoli, Rosa, Rossi e Dell'Agnello. Andremo a verificare le scelte dei due coach, normalmente piazza parte con i suoi pretoriani, quindi con Mazzucchelli, con Passerini, con Verri, con Dell'Agnello e con Filippini. Vediamo ora le scelte di Pavia, guadagnano il centro del campo i lupi bianco-azzurri, Capitan Benedusi, poi Venucci, Momo Touré e i due lunghi sono Spatti e Mirko Gloria, che ha avuto qualche problema di lombalgia in settimana. Vediamo le scelte di piazza, con il numero 7 Mazzucchelli, con il numero 6 Kevin Brigato, quindi c'è una variazione in quelle che sono le abitudini. Nei 5 anche Filippini e Dell'Agnello e Pat Verri, quindi non parte Passerini, farà i primi 5, parte l'ex giocatore di Omegna e Valsesia, ex compagno di Mirko Gloria, Kevin Brigato. Quindi quintetto così, super fisicato, perché in guardia vediamo un giocatore che comunque ha stazza per giocare tranquillamente numero 3. Tutto pronto, si parte il derby. Primo pallone controllato da Vigevano, con Verri che va da Mazzucchelli, reduce da una ottima stagione in quel di San Miniato. Fuori per Filippini, Brigato marcato faccia a faccia da Touré. Mazzucchelli va a spalle a canestro, va a attaccare il pitturato, sbaglia. Una situazione che Paolo Piazza si gioca spesso, al di là delle... c'è la tripla che scheggia il ferro di Mattia Venucci, diciamo, al di là dei riferimenti importanti che sono Dell'Agnello e Filippini, due lunghi davvero di grande qualità. Ora Dell'Agnello che si muove marcato da Spatti, va per l'appoggio al vetro, sbaglia, rimbalzo controllato da Pavia. Dicevamo, Piazza si gioca spesso queste situazioni in cui
Mazzucchelli, in cui i piccoli vanno a prendere posizione sulle tacche, a giocare in post basso. Rigato che speculare nell'accoppiamento con Touré, mentre Mazzucchelli cercherà di mettere grande pressione al regista di casa Mattia Venucci. Possesso pavese con Benedusi, l'uscita di Venucci che prende il blocco di gloria, va da Spatti marcato da Dell'Agnello. 8 secondi per chiudere il possesso, Spatti che spara in faccia a Dell'Agnello e va a realizzare un morbido jumper da due punti. Alessandro Spatti, autore della tripla, il buzzer beater che ha consentito a Pavia di espugnare Piadena. Primo vantaggio per Pavia, ben rimarcato da Benedusi, attende il blocco di Dell'Agnello, poi lavora in palleggio, Benedusi che passa in terza, scarica per cercare di attivare Dell'Agnello, c'è il buon intervento di Spatti, quindi c'è il recupero della difesa Omnia, Omnia che attacca ora, difesa schierata, Benedusi per Momo Touré, palla ancora nelle mani del capitano che va deciso ad attaccare, buono lo scarico per Spatti, l'extra pass per Touré, la tripla aperta per Momo che sbaglia, però c'è a rimbalzo Gloria, c'è il fischio dei signori che sono gli avellinesi Roca e Rodia, c'è il fallo fischiato, fallo subito da Gloria a rimbalzo, fallo che è stato fischiato al 77 a Giacomo Dell'Agnello. Rimessa in zona d'attacco per Pavia, Touré che va da Mattia Venucci che prende il blocco, c'è la rollata di Gloria al ferro, un appoggio comodo che Gloria sbaglia e non di poco, Gloria deve capitalizzare queste situazioni, riparte la Elachem, Dell'Agnello molto fuori, va col consegnato per Pat Verri, ora va a piazzare il blocco, andrà a giocare a due, la penetrazione di Verri che si prende una zingarata in traffico e va a realizzare primo canestro e pareggio per Vigevano, due pari con questo prima avventura nella tonnara per Patrizio Verri, giocatore dell'88 cresciuto alla Fortitudo. Ora Touré che batte il proprio avversario, Gloria che rifiuta un tiro, va da Spatti e corta la tripla dell'ala di Gavardo. Vigevano che può ripartire, Mazzucchelli che va in angolo da Verri, prova ad attivare Dell'Agnello che prende posizione sulle tacche, marcato da Spatti, le solite finte, gran lavoro sul perno, il fallo fischiato da Alessandro Spatti. Dell'Agnello, giocatore molto pericoloso che in attacco lavora con finte contro finte, con molteplici giri sul perno, ora va in lunetta, ecco, se c'è una cosa in cui sicuramente il giocatore livornese figlio d'arte non eccelle sono le performance in lunetta. Sì, allora Dell'Agnello ce lo ricordiamo dall'anno scorso, dove qui a Pavia ha piazzato una prestazione a più di 30 punti. Sicuramente oggi la differenza la possono fare i lunghi, anche perché Vigevano, come ricordava Paolo, è ben fisicata sotto. Dell'Agnello però ai tiri liberi va abbastanza male, mentre nelle conclusioni da due punti quest'anno tiene il 71%, che è davvero una percentuale incredibile. Ovviamente non poteva far altro che smentirci, mette solo rete per la prima soluzione a cronometro fermo per Jack Dell'Agnello. Vediamo il secondo tentativo, sbaglia il secondo tentativo, c'è mischia rugbistica a rimbalzo, fallo fischiato a Benedusi su Giacomo Filippini. Niente, quindi viene fatto ripetere, quindi sta fischiata l'interferenza di Benedusi, quindi non un fallo. Quindi secondo tiro libero a disposizione per la seconda volta per Giacomo Dell'Agnello. Questa volta va per il 2 su 2. 2-4, primo cambio di vantaggio, quindi avanti Elachem Vigevano. Benedusi che va a superare la metà campo. 7-27 giocati da giocare in questo primo derby stagionale. Palla per Momo Touré che attacca a spalle a canestro. Il tiro in fadeaway del giocatore di Angera che va a realizzare, impattando a quota 4. Touré, giocatore caldissimo in questa ultima fase del campionato, da veramente entrato in gas. Ora c'è il tentativo di difesa in anticipo di Alessandro Spatti per negare la posizione Dell'Agnello. Ora c'è l'ottimo raddoppio pavese, palla Dell'Agnello, 3 secondi per chiudere il possesso, 2 Dell'Agnello costretto a forzare, sbaglia, a rimbalzo lavora forte capitan Benedusi che riesce a uscire dalla mischia. Buon possesso difensivo per Pavia che è andata ad aggredire, ha costretto Vigevano a un tiro molto forzato sullo scadere dei 24. Spatti aperto da tre punti, una mezza idea di sparare, rinuncia, va da Benedusi sotto da Gloria che dovrebbe andare ad attaccare Dell'Agnello, il movimento del centro di Piazza Armerini che sbaglia, rimbalzo controllato da Filippini, Badiraghi che vorrebbe un fischio, ora c'è lo sfondo di
Mazzucchelli, c'è la buona posizione difensiva di Mattia Venucci che va a recuperare il primo pallone. Primo cambio per Piazza dentro il numero 33, Filippo Rossi, arrivato lo scorso anno a metà stagione da Cassino, giocatore che gioca in regia ma anche lui ha una fisicata importante, appunto come Mazzucchelli anche lui spesso va a giocarsi situazioni di post basso. Dicevano che va ad allungare la propria difesa a tutto campo. Venucci che supera la metà campo, 6-14 per andare al primo pit stop, la ricezione di Benedusi. Una mezza idea di andare a premiare il taglio di Spatti, si continua invece a viaggiare per linee perimetrali. Palla per Venucci, Spatti che potrebbe andare ad attaccare dell'Agnello, gli piazza ancora un jumper in faccia e va a realizzare. 2-2 per Alessandro Spatti, 4 per il lungo di Gavardo, nuovo cambio di vantaggio, avanti Pavia 6-4, 5-52, noi andiamo da Fabio. Verri in punta, aspetta l'uscita del numero 33 Rossi appena entrato, fallo di Momo Touré, dicevamo prima di un Touré in grande fiducia, ma anche lo stesso Spatti è molto in fiducia in queste ultime partite, l'ho fatto vedere ora con un 2-2 dal tiro. Ottimo modo per cominciare il match, 6-4 Pavia e rimessa per Vigevano. È proprio Rossi che si incarica della rimessa. Adesso Verri riceve in questo momento, blocco di Filippini, ancora Verri, 1-1 contro Benedusi, alza la parabola ma tiro completamente fuori misura. Allora Venucci può impostare una nuova azione offensiva per i suoi, blocco in transizione di Spatti, ottima però la difesa di Rossi. Touré attacca in 1-1, movimento di grande forza e di grande astuzia, altri due punti per Momo Touré che ha iniziato sicuramente col piede giusto questa partita. Ancora Rossi, perde l'Agnello, si cerca di andare sotto ma ottima difesa di Gloria, ottima anche la difesa di Momo Touré. Brigato adesso si affida proprio a Filippini, da tre punti, la bomba di Filippini non prende il secondo ferro, rimbalzo offensivo, anche Brigato sbaglia e allora Benedusi consegna a Venucci. Ottimo l'assist di Venucci per Gloria che però si mangia due punti già fatti e allora e subito sarà a cambio, entrerà Nasello molto probabilmente al suo posto, Verri da tre punti sbaglia anche lui, ora Venucci predica calma. Azioni un po' confuse in questa fase di gioco, blocco di Gloria, Venucci si affida a Benedusi, 1-1 contro Verri, appoggiato al tabellone non va, ma Gloria questa volta è presente e segna altri due punti, 10-4, e Gloria dice a Baldiraghi aspetta a cambiarmi. Rossi per Verri, aspetta il blocco di Filippini, Verri si affida alle mani sapienti dell'Agnello. Rossi 1-1 spalla canestro contro Venucci che tiene per ora bene, ottimo però il canestro in semigancio di Rossi, l'abbiamo detto in serie di presentazione, Vigevano si affida molto al post basso anche dei suoi esterni e qui abbiamo visto la soluzione di Rossi che adesso marca faccia a faccia Venucci, 1-1 nel frattempo anche di Touré in post basso, Momo Touré appoggiato al tabellone e sbaglia e allora è Verri che si affida a Rossi che attacca subito in 1-1, chiuso però da Spatti, infrazione di passi probabilmente, non fischiata dagli arbitri, allora Filippini altro semigancio per il 10-8 quando mancano 3 minuti alla fine di questa prima frazione. Benedusi adesso aspetta l'uscita di Venucci, riceve però Touré, 1-1 contro Filippini e Momo Touré ancora una volta morbidissimo per il 12-8. 6 di Momo Touré in questo primo periodo, 6 di Momo Touré, 4 di Spatti, 10 dei 12 punti combinati dalla coppia Spatti-Touré. Esce Alessandro Spatti, entra Nasello, dunque ancora spazio per Gloria, dall'altra parte è entrato il numero 12 Beretta che quest'anno sta viaggiando da 3 punti con il 48%, 15-31, quindi da tenere d'occhio. Esce Momo Touré, aspetta a sua volta l'uscita di Benedusi che riceve in questo momento, arresto e tiro
Morbido che però prende solo il primo ferro e allora Rossi ad impostare una nuova azione offensiva per Vigevano. Aspetta Verri che riceve in questo momento, riceve anche Brigato, blocco proprio di Verri, fallo di Momo Touré. E altri cambi, questa volta è Mazzucchelli a prendere il posto di Brigato, entra anche Davide Liberati che sostituisce il ministro della difesa Benedusi. Rimessa affidata a Rossi che aspetterà l'uscita di Mazzucchelli che riceve in questo momento, blocco di Filippini, ripick, anzi Verri si affida a Rossi, Rossi sul blocco di Verri ancora, sfiderà in uno contro uno Nasello, uno contro uno che arriva, movimento che però finisce con l'errore, allora Venucci può impostare una nuova azione offensiva. Nasello in uno contro uno, mismatch contro Mazzucchelli, proverà ad attaccarlo, lo attacca, canestro e fallo di Ferdinando Nasello. E attenzione perché è il secondo fallo di Mazzucchelli che sarà costretto a uscire, quindi la partita e Vigevano perdono uno dei suoi protagonisti, perdono, giusto, uno dei due protagonisti, mi stavo incartando anch'io, Passerini al suo posto. Questa è una perdita importante per Vigevano, ora Paolo Piazza che si lamenta con gli arbitri. Andiamo per un giro veloce di commenti, parto da Marco e poi passiamo a Paolo. Beh, mi sembra un inizio sicuramente molto vivo dal punto di vista difensivo sia da una parte che dall'altra, anche rispetto alla partita che ho visto due settimane fa con San Vendemiano, mi sembra che l'approccio pavese sia molto intenso dal punto di vista difensivo. Dall'altra parte probabilmente Vigevano è una squadra che si accoppia bene per Vigevano e male per Pavia, quindi a livello proprio di singoli, quindi Pavia farà parecchia fatica, ma mi sembra che fino a questo momento l'Omnia stia tenendo la testa avanti, ancora non si è messo, diciamo, non ha accelerato i giri Venucci, però Touré sta tenendo bene la situazione in attacco. E in questo momento Verri ha sbagliato la tripla, è chiaro che in questo momento non si sono ancora accesi giocatori come Verri che sappiamo essere tiratore di striscia, quindi è chiaro che Pavia, che sta lavorando ottimamente in difesa e sta attaccando con decisione l'area, Valdiraghi in settimana ha lavorato molto sul cercare di punire queste situazioni, Vigevano tende a intasare l'area, Pavia deve lavorare col penetra e scarica costringendo costantemente la difesa a muoversi, a flottare. Per il momento sta facendo bene, ovviamente sta godendo della grande ispirazione di Momo Touré, 6 punti con 3 su 4 dal campo. Ora c'è il minuto di sospensione chiamato da Paolo Piazza, diamo un'occhiata alle cifre, per Pavia sono 2 di Gloria, 2 di Nasello, 6 di Touré, 4 di Spatti, per Vigevano invece sono 2 di Verri, 2 per Filippini, 2 di Rossi, 2 di Dell'Agnello. Elachem che spara 0-4 a 3 punti, 0-3 anche per Pavia, quindi nessun canestro pesante. Pavia però viaggia 7-13 da 2, Vigevano invece al di sotto del 50% con 3 su 8. Clima sicuramente caliente, questo è un bene, davvero abbiamo il grosso rammarico di vedere un Pallavista con zone interdette all'accesso del pubblico, questo è veramente un grosso rammarico. Tutto pronto per ripartire, vediamo Paolo Piazza che mantiene l'assetto, vediamo che c'è un'indecisione, non si capisce, no, Filippini resta seduto, quindi mantiene l'assetto leggero con un lungo di ruolo e Pat Verri schierato come numero 4 tattico. Cambio anche per Baldiraghi, 1.31 al termine, quindi riposo per Mattia Venucci dentro Pippo Fazioli. In un'etta Nasello che va a realizzare dopo l'errore che non ha consentito al lungo senese di perfezionare il gioco da 3 punti. 7 di vantaggio per Pavia, 15-8. Naso va per il secondo, lo sbaglia, rimbalzo controllato da Rossi che chiama il gioco, diamo la scelta del playmaker numero 33, è Mano la chiamata del playmaker che va, si butta dentro, c'è la difesa di Gloria che però con una ancata colpisce il
l'esterno vigevanese, quindi tutti i liberi a disposizione di Rossi, che ha avuto sicuramente un impatto interessante dalla panchina. Altro cambio chiamato la piazza, che torna ad assetto più canonico, fuori Patrizio Verri, torna l'ex giocatore di Padova Giacomo Filippini, quindi due lunghi veri per piazza. La linea della carità va a realizzare una... terzo punto per Rossi, e arriva il 2-2, arrivano 4 punti per Rossi, 5 di margine per Pavia. Ora Rossi va ad allungare a tutto campo la difesa con Davide Liberati, che si occupa di superare la metà campo. 1-12 per bruciare questo primo periodo, 5 il margine per chi attacca. La ricezione di Momo Touré, che prende il blocco di Nasello, la ruota al ferro di Nasello che non viene premiata, Gloria che torna a Touré, sarà costretto a forzare, scarica per Nasello, aperto da 3 punti, battezzato clamorosamente, sbaglia Nasello, c'è però un importante rimbalzo in attacco di Fazioli, che fa una cosa preziosissima andando a sfruttare il suo 1,93 m. Va a mettere 2 punti di grande importanza, 17-10, quindi 7 di margine per Pavia. Entriamo nell'ultimo giro di orologio. Ora serve una buona difesa con l'attacco al ferro di Rossi, che scarica per Dell'Agnello. L'arcobaleno di Dell'Agnello sbaglia, e questa è una notizia, l'ex giocatore di Alba. 30 secondi, Pavia che avrà quindi l'ultima possibilità di andare al tiro. Mure che però, Touré perde la maniglia, Passerini che spinge la transizione, che Rossi va a chiudere al ferro. 17-12, 18 secondi, ora davvero ultimo tiro per Pavia dopo questa palla persa di Touré. Ella è la chiamata di Pippo Fazioli, che va dentro sul blocco di Gloria, si muove sul perno, va a realizzare un canestro di gran classe. Ottimo ancora una volta l'impatto express che Filippo Fazioli porta in dote dalla panca. 4 punti in fila per il playmaker trevigiano, Pavia che chiude avanti di 7 questo primo quarto. Diciamo, Pavia che dal punto di vista difensivo comunque, Marco, continua ad essere irreprensibile. Ormai siamo ripetitivi, però questa è davvero la grande certezza per Pat Baldiraghi. Sì, sì, assolutamente, Baldiraghi sta investendo e anche alla fine sta trovando anche dei buoni dividendi da questo punto di vista, perché insiste tanto sull'aspetto difensivo, e poi chiaramente quando prendi fiducia in difesa anche le cose in attacco diventano un po' più semplici. Come dicevi tu prima giustamente, per Vigevano non si sono attivati ancora, diciamo, le bocche da fuoco usuali, Verri su tutti, quindi sicuramente dobbiamo aspettarci che siano giocatori che prima o poi nel corso della partita avranno il loro spazio e troveranno il loro spazio. Certo è che se Pavia continua a difendere in questo modo, ovviamente Vigevano continuerà a fare fatica. Striscione polemico della tifoseria pavese rispetto al sindaco, applausi del Paravizza e noi non aggiungiamo altro. Primo quarto, andiamo a dare un'occhiata ai tabellini, sono 2 per Gloria, 4 di Fazioli, 3 di Nasello, 6 di Touré, 4 di Spatti, e comunque diciamo Pavia avanti di 7 con Sua Maestà Mattia Venucci ancora inchiodato la virgola. Quanto riguarda Elachem sono 2 di Filippini, 2 per Dell'Agnello, 6 di Rossi, 2 di Patrizio Verri. Tutto pronto per la ripresa delle operazioni. Piazza che ripropone Filippini insieme a Passerini, insieme a Beretta, Dell'Agnello. Per Baldiraghi invece Momo Touré, Fazioli, Liberati, Nasello e Gloria, quindi il quintetto con cui si è chiuso il primo periodo. Piedi a cavallo della linea di metà campo per Momo Touré, top scorer nel primo quarto. Rossi che va aggressivo su Fazioli, cercare di mettere più pressione sulla palla, la ricezione di Liberati, Gloria molto fuori, Pavia che cercherà di liberare l'area, ora buon taglio di Fazioli che riceve, subisce il contatto, non viene sanzionato, Fazioli sbaglia, dicevano che può ripartire, la riapertura, brutta giocata a due fra Beretta e Rossi, palla persa e triple in angolo aperta per Fazioli che sbaglia, però quindi nulla di fatto, Pavia che non punisce questa brutta lettura dei due giovani esterni di Paolo Piazza. Mano è la chiamata che presuppone un pallone che va nell'area pitturata per Filippini,
Filippini scarica per Dell'Agnello, difeso da Nasello. Dell'Agnello va a realizzare con un ottimo appoggio al cristallo. Per Jack Dell'Agnello sono 4 punti, sono 5 di margine per Pavia. L'uscita di Liberati, marcato faccia a faccia da Passerini, il blocco di Nasello, palla Fazioli che ribalta il lato per Nasello. Liberati che vorrebbe un taglio del suo lungo. Gloria ha aperto da 3 punti, prova dalla lunga, sbaglia. Rimbalzo controllato da con assoluta comodità e tripla in transizione che Passerini sbaglia. E il ferro è amico di Pavia perché sputa letteralmente la soluzione dall'arco dei 6,75 dell'ex giocatore di Gazzada. Omnia che mantiene 5 di margine, palla nelle mani di Touré che va sotto da Nasello. Vediamo se Naso andrà ad attaccare Filippini. Giro sul perno, conclusione acrobatica sbagliata. Nasello che poi generosamente ma inopinatamente va a provare a infastidire, quindi va a spendere un fallo abbastanza inutile. È il secondo per l'ex giocatore di San Miniato. Filippini aveva ampiamente controllato il rimbalzo. Cambio per Pavia, fuori Gloria, torna Alessandro Spatti. Mirko Gloria che si accomoda in panchina con 2 punti e 1 su 5 complessivo dal campo, in particolare un paio di sanguinosi appoggi mancati nell'incipit di gara. Dicevano che riparte con 5 da recuperare, Fazioli che prova ad andare aggressivo su Rossi, la ricezione di Passerini per Dell'Agnello, marcato aggressivo da Nasello, il raddoppio di Spati, Dell'Agnello si muove, semigancio, classica giocata per Dell'Agnello. 6 per l'ex lungo di Alba e un possesso pieno di vantaggio per Pavia. Doppio cambio in vista per Pat Baldiraghi, pronti Capitan Benedusi e Mattia Venucci. Touré la penetrazione, fuori per Fazioli. Fazioli che prende il blocco da Spatti, la rollata, c'è la buona difesa di Rossi. L'uscita di Liberati che prende una tripla importante, la sbaglia. E c'è il minuto di sospensione chiamato da Baldiraghi per cercare di frenare la bozzo di inerzia per i Ducali. Post basso per Rossi, si scarica per Filippini, aperto da 3 punti, il lungo è pericoloso e va ad impattare dalla lunga. 19 pari con questa realizzazione dall'arco dei 6,75. 7-0 il minuto per Pat Baldiraghi. Dicevano che ha preso confidenza in attacco, ha attivato il suo attaccante più pericoloso, contro il quale ovviamente Pavia fa ovviamente fatica a difendere. Dell'Agnello è comunque nel pitturato assolutamente un califfo, Pavia deve cercare di negare, nel momento in cui prende posizione sulle tacche è una sorta di sentenza. Sì, nel primo quarto Pavia era stata brava proprio a negare la ricezione Dell'Agnello, come hai detto tu. Vigevano adesso sta punendo proprio gli avversari e lo ha fatto anche con un Filippini che è riuscito a trovare un'ottima soluzione da 3 punti. Adesso Pavia ha sprecato un 2 o 3 occasioni in attacco e in difesa non sta lavorando bene come ha fatto nel primo periodo. Non a caso 7-0 di parziale, time out di Baldiraghi e 19 pari. Ora vediamo se le due squadre rientrano con gli stessi effettivi. Per quanto riguarda Vigevano è così, mentre per Pavia rientra Venucci che sostituisce un positivissimo Fazioli. Rientra anche Benedusi che dà un po' di riposo a Mamo Touré. Nasello rimane in campo con 2 falli e rimane in campo anche Spatti. È proprio Venucci a incaricarsi di impostare una nuova azione offensiva. Esce Liberati che riceve in questo momento, blocco di Nasello, riceve Spatti, ora Benedusi, ottima la circolazione di palla di Pavia, ancora Spatti per Liberati, blocco dello stesso Spatti, fallo di Rossi, al limite questo blocco di Spatti, primo fallo per Rossi e rimessa per Pavia con Benedusi che aspetta l'uscita di Venucci che riceve in questo momento, marcato da Passerini, blocco di Nasello che riceve sotto canestro, scarico per Benedusi, forse da lì Nasello avrebbe potuto tirare. Ora mancano solo 5 secondi alla fine, Spatti perde però il pallone e allora Rossi può impostare una nuova azione offensiva, aspetta l'uscita di Passerini che riceve in questo momento, Filippini alto basso con Dell'Agnello che riceve sotto canestro, ancora Dell'Agnello, altri 2 punti per lui. E ora Vigevano prende
il controllo della partita, 21-19. L'inezia è completamente cambiata, Pavia non riesce più a segnare. Vediamo se ora Venucci ce la fa. Eccolo per Spatti, canestro che però non viene realizzato, e allora proprio Dell'Agnello si affida a Beretta, che attaccherà in uno contro uno proprio Spatti. Canestro e fallo di Beretta, altri due punti per Vigevano. Ora Pavia sta facendo una fatica terribile anche in difesa. Pronti due cambi, entrano Gloria e Touré, escono Liberati e Nasello. Tutto quello che aveva funzionato nel primo periodo ora non sta più funzionando, e allora Baldiraghi si affida ai primi cinque. Realizza anche il tiro libero supplementare Beretta, e ora 24-19 con 6 minuti ancora da giocare in questa seconda frazione. Emma Boturea a chiamare lo schema pugno, esce Venucci, blocco di Gloria, Venucci si affida a Spatti, che si affida a sua volta a Touré, blocco dello stesso Spatti, Touré prova ad attaccare, ora ottima la difesa di Vigevano, Venucci dovrà forzare allo scadere dei 24, scarico per Gloria che però non realizza, prende solo il primo ferro, allora Vigevano si distende subito in contropiede, Rossi spalla canestro contro Venucci, è un mismatch, si affida a Dell'Agnello che ricordiamo è ottimo nella realizzazione da due punti ma questa volta sbaglia. Venucci per Spatti, siamo subito dall'altra parte, ritmi forsennati in questa frazione, Touré per lo stesso Spatti, spalla canestro, ottimo il movimento, spalla canestro contro Dell'Agnello, lo sfida e sono due punti per Spatti che arriva a quota 6. Adesso 24-21, un possesso pieno di vantaggio per la squadra che attacca. Non buono il canestro di Passerini, prima c'è il fallo di Mirko Gloria che si è allacciato a Filippini, primo fallo per lui. E ora è Rossi con 14 secondi sul cronometro dei 24 a incaricarsi della rimessa, riceve Verri, riconsegna a Rossi, ora un po' di cambi difensivi per Pavia. Filippini spalla canestro contro Gloria, ottimo il movimento, canestro e fallo anche per Filippini, questa volta Gloria non è riuscito a difendere correttamente. 26-21, si allarga la forbice, ora Paolo Pavia sta facendo fatica soprattutto in quella che dovrebbe essere la sua qualità migliore nella difesa. Sì, ci sono state un paio di distrazioni, questa in particolar modo grave perché a Filippini va assolutamente negato il fondo. Infatti arriva il cambio immediato con Dessì per Gloria. Pavia deve chiaramente partire da un'applicazione difensiva assolutamente feroce. Il parziale di 12-0 chiaramente ha messo in partita Vigevano. Dessì va a recuperare. Comunque Vigevano è stata brava a compattarsi in area, si è molto chiusa, chiudendo davvero tutti gli spazi. Pavia ha fatto molta fatica, ora è necessario che Venucci poi si metta in partita, nel momento Venucci non è riuscito ancora a trovare gli spazi. Ora avventura problematica con Spatti che viene respinto con perdite, tripla per Passerini che va a realizzare in transizione e sono 8 di vantaggio per la Elachem. 21-29, 4-27, davvero Genova sta giocando molto bene e come è successo prima per Pavia, dalla difesa sta trovando comunque grande confidenza per andare a mettersi in ritmo in attacco. Touré che dal palleggio lavora, batte Verri, sbaglia, però a rimbalzo non c'è nessuno, quindi è comodo il rimbalzo per Filippini. Passerini che chiama ancora una volta lo schema a mano, si va sotto da Filippini, c'è il raddoppio della difesa, Filippini che si prende un brutto tiro, sbaglia, a rimbalzo però Vigevano con le cattive, riaperta per Filippini che spara tre punti, sbaglia, rimbalzo controllato da Spatti, Vigevano comunque sta mettendo al di là di tutto grande energia in questo momento. Ora Venucci va a attaccare Passerini, gli spara una tripla in faccia, prende il fallo di Passerini, quindi invenzione di Venucci, quanto mai provvidenziale per andare a cercare di muovere il fatturato a cronometro fermo. Gli esterni di Vigevano stanno comunque difendendo molto bene su Mattia, davvero
merito a Rossi, merito a Passerini che stanno incollati, escono praticamente in simbiosi con il regista toscano in ogni situazione di blocco. Minuto di sospensione chiamato da Pavia, andiamo a vedere. Sicuramente l'abbiamo sottolineato nel 12-0 che ha ribaltato l'inerzia, forte il marchio dei due lunghi, Filippini a quota 7, dell'Agnello è a quota 8, completamente cambiato. Sappiamo che Vigevano, l'abbiamo sottolineato, è una squadra che ha un potenziale enorme sotto canestro. Filippini e Dell'Agnello sono sicuramente tra i, direi tra i top 5 lunghi nel nostro girone, stanno imponendo la fisicità, abbiamo visto prima situazioni di alto basso. Pavia deve lavorare moltissimo per mettere grande pressione, cercare di mantenere inattivi i collegamenti fra gli esterni e l'area colorata. Nel primo quarto c'è riuscita, in questo secondo quarto c'è riuscita decisamente meno. Sì, l'idea di coach Paolo Piazza è abbastanza intuibile, cioè quella di mettere fuori gioco Venucci e di escluderlo dal gioco. Nel primo quarto Pavia è riuscita a segnare con Spatti, quindi con chi riceveva il pallone. Adesso che non segnano più i suoi compagni di squadra, Pavia sta facendo una fatica enorme. Adesso vediamo se si sblocca dalla lunetta. Un solo tiro dal campo in 16 minuti per Mattia Venucci, che ora prova a muovere il proprio fatturato personale dalla linea della carità. Va a realizzare il regista di San Vincenzo, va per il 2 su 2. Su 3 per Venucci e Pavia che riaccorcia sotto di meno di due possessi, 24 per chi si difende, 29 per chi attacca, 3:41 per andare all'intervallo lungo. Passerini con palla in mano, dentro anche Mazzoleni che sulle piste di Kevin Brigato che lavora dal palleggio, il consegnato tra Filippini e Beretta che batte Turece, il cambio difensivo, Brigato alto basso per la posizione interna di Filippini, Touré che lo aggancia, lo cintura, c'è il fallo fischiato al giocatore di Angera che ovviamente cercava di evitare la situazione di pesante mismatch. Un canestro dal campo in 16 minuti e qualcosa per Pavia. Filippini in lunetta, va a realizzare il primo, due possessi pieni di margine per la Elachem, 24 Pavia, 30 Vigevano. 2 su 2 per Filippini, Vigevano che allunga la pressione, Passerini ha satenato su Venucci, ora Venucci riceve, supera la metà campo, l'uscita di Momo Touré, buona difesa di Brigato che cerca di negare, di rendere comunque difficile la ricezione. Allora il consegnato, l'end off sul quale Venucci punisce dalla lunga, il consegnato di Nicolas Dessy e con i colpi del suo califfo Pavia che torna sotto, 4 da recuperare, 27 Omnia, 31 Elachem Vigevano. Passerini con palla in mano, passa in terza Venucci e Passerini punisce, Venucci passato dietro il blocco di Filippini, è arrivata la soluzione, la sentenza dall'arco dei 6:75, 27 a 34, anche Passerini è entrato pesantemente in partita, corta la tripla di Venucci, buon lavoro di Dessia, rimbalzo d'attacco, possesso addizionale per Pavia, Touré che va a puntare il cuore del pitturato, l'ultimo tocco, i signori in grigio avellinesi decidono che sia dello stesso Touré, quindi palla persa per Momo. 2:31 per arrivare all'intervallo, 27 a 34, quindi sono 7 di margine per Vigevano che va in attacco. Il consegnato di Filippini per Brigato, il blocco in Lagnello, la tripla aperta di Filippini, l'uscita di Spatti, il fallo del giocatore di Gavardo. 3 tiri liberi a disposizione per Giacomo Filippini. Madraghi che richiama Nasello perché è il terzo fallo per Alessandro Spatti. Chiaro che il duello fra i rispettivi lunghi può essere una delle chiavi importanti in questa partita.
dopo qualche titubanza iniziale, i lunghi di Vigevano hanno messo davvero il loro marchio forte per il momento in, sul derby. Lunetta per Filippini, che va a realizzare a cronometro fermo. 3 su 4 per lui dalla linea della carità. Realizza anche il secondo. Possibilità per la Elacham di andare a più 10. 3 su 3 per Filippini. 10 di margine per Vigevano, 27 a 37. 2-17 da giocare. Renucci che supera la metà campo. L'uscita di Touré. Prende il blocco di Nasello, la rollata di Nasello non viene premiata. Si va da Mazzoleni, Mazzoleni che riapre per Nasello, deve puntare Filippini. Lo attacca, scarica per De Sì, la tripla del giocatore bergamasco, finisce corta, non riesce a mantenere vivo a rimbalzo d'attacco Mazzoleni. Vigevano che può partire, Passerini che si fa tutto il campo, poi decide di tornare sui suoi passi, quindi Vigevano che si giocherà l'attacco a difesa schierata. Mano è la chiamata, la posizione interna di Filippini, sul quale c'è il fallo fischiato a Nicolas De Sì. Tecnico che arriva per Pat Baldiraghi, che ha provato con una protesta vivace a farsi sentire. Due falli di squadra per Vigevano, 5 per Pavia. Due tiri liberi a disposizione di Passerini, poi palla in controllo per Vigevano. Pavia che in questo secondo periodo si è assolutamente piantata. 8 punti tutti di Mattia Venucci. 3 a cronometro fermo. Passerini che sbaglia il primo tiro libero. Sbaglia anche il secondo. Ultimo tiro libero a disposizione di Filippini, che realizza. 11 di margine per l'Elachem. Bruttissima cosa tra Mazzoleni e Touré. Touré che riesce a salvarsi, ma ora va a puntare il ferro. Lo scarico per Mazzoleni, ma troppi tiri rifiutati. Ora ottima la giocata di De Sì a premiare il taglio di Nasello. Pavia deve avere coraggio. Da qualche minuto troppi giocatori rifiutano tiri. Ora buona lettura di De Sì per il taglio di Nasello. Pavia che torna a fatturare in attacco. 29-38 sul nel carniere vigevanese. Palla in mani di Brigato, torna da Passerini. Lavora in palleggio, il tocco di Venucci, rimessa per Vigevano in zona d'attacco. 6 secondi per chiudere il possesso. Cambio per Baldiraghi, dentro Benedusi, torna a comandarsi in panca Mazzoleni. Torna sul parquet anche Patrizio Verri, brigato ad occuparsi della rimessa. L'uscita di Verri marcato da Momo Touré. Un minuto esatto per andare a chiudere il secondo periodo. Verri che spara la sua classica tripla da 8 metri. Benedusi che controlla il rimbalzo con un grande sforzo per evitare il che Brigato calamitasse la carambola offensiva. Possesso Omnia, Touré a superare la metà campo, marcato da Kevin Brigato. 49 secondi per andare all'intervallo. Si va da Venucci, Venucci che batte Passerini, contatto falloso per Passerini, è il secondo fallo per Federico Passerini, che viene cambiato immediatamente da Paolo Piazza. Torna sul parquet rossi, ovviamente il coach monzese vuole cercare di mantenere sempre altissimo il livello della pressione difensiva su Mattia Venucci. Uscita la ricezione di De Sì, end off con Mattia Venucci che prende il blocco di Nasello, torna da De Sì, ancora una volta la mezza ruota, il tentativo di innesco interno, c'è però la buona lettura di Filippini, il recupero di Vigevano che va in contropiede con Dell'Agnello al comodo layup. 29 a 40, quindi tornano 11 le lunghezze di margine per la Elachem, 25 i secondi per andare all'intervallo lungo. Poi deve trovare un
buona lettura in questo ultimo possesso. Il palleggio prolungato di Venucci prende il blocco di Nasello, il contatto falloso del numero 33 Rossi. Migevano, che ovviamente ha giustamente speculato non essendo in bonus, dentro Beretta per proseguire questa staffetta contro Mattia Venucci. Fuori Rossi, secondo fallo per Filippo Rossi. 12 secondi per chiudere, palla che finisce nelle mani di Venucci, su di lui Beretta. Venucci che va dentro, prova a cercare un contatto, vorrà realizzare un canestro di classe. 6 secondi, minuto chiamato da Paolo Piazza, che vorrà giocarsi l'ultimo possesso. Pavia che torna a meno 9. Fatturato Pavese, che però è eccessivamente Venucci dipendente. Pavia in questo secondo periodo si è piantata in attacco. 12 punti, di questi 12 sono 2 di Nasello, il resto è tutto made in Venucci. Ovviamente un problema. Beh sì, assolutamente. Venucci non c'era stato nel primo quarto, ma in realtà c'erano stati tutti gli altri. La difesa di Pavia funzionava. Nel secondo quarto è andata assolutamente al contrario, ha difeso molto meglio Vigevano, ha creato questo parziale, ha cominciato a segnare anche da fuori e Pavia fortunatamente, diciamo, si è potuta aggrappare al talento di Mattia Venucci, che è venuto fuori alla distanza, ma ovviamente essendosi ribaltata la situazione è uscito Venucci, ma sono scomparsi un po' gli altri, è mancato il gioco interno di Spatti come era stato all'inizio ad esempio. A Vigevano sicuramente ha alzato il tasso di intensità difensiva e questo quarto sicuramente l'ha dominato, l'ha stravinto. Quindi adesso questo vediamo questi ultimi secondi, ma sicuramente si è ribaltata sicuramente l'inerzia, come avete detto voi prima, e il risultato è lì a dimostrarlo. Ultimi 6 secondi, Pavia che ha incassato 28 punti in questo secondo periodo. Pavia che prova ad allungare a tutto campo la pressione, però Verri che batte De Sì, va in angolo per uno scarico complicato per Beretta. De Sì che riesce a recuperare, quindi Pavia che limita i danni. Chiude sotto di 9, 31 per i padroni di casa dell'Omnia, 40 per la Elachem Vigevano. Andiamo a dare un'occhiata ai tabellini. Per Pavia sono 5 di Nasello, 6 di Touré, 8 di Venucci, 6 anche di Spatti, 2 di Gloria, 4 di Fazzioli. Quanto riguarda la Elachem sono 2 di Verri, 6 di Passerini, 3 di Beretta, 10 di Dell'Agnello, 13 di Filippini. L'abbiamo detto, i due lunghi che hanno davvero marchiato a fuoco questo secondo periodo, sono 6 di Rossi. E ribadendo il parziale a metà gara, 31-40, diamo appuntamento per la ripresa del gioco. Torniamo dal Palavizza, 9 di vantaggio per la Elachem qui sul parquet dell'Omnia. Situazione che si è ribaltata, basta guardare quelle che sono le cifre. Primo quarto, Pavia che viaggiava con il 47% complessivo dal campo, Vigevano tenuta al 29%, situazione che si è ribaltata. Nel secondo quarto, Pavia viaggia al 26% dal campo, Vigevano con un sontuoso 64%, nel quale ovviamente l'impronta del duo Dell'Agnello Filippini è stata davvero molto molto importante. Pavia non è più riuscita a negare ricezioni e nel pitturato hanno fatto letteralmente terra bruciata. Pavia non è riuscita neanche ad andare a prendersi dei tiri liberi in lunetta. Vigevano si è compattata molto bene a protezione dell'area e Pavia ha fatto molta fatica, è andata a affidarsi al suo go to guy, ma in maniera fin troppo ripetitiva. Pronti a ripartire, sarà fondamentale davvero che i lupi di Pat Baldiraghi ritrovino comunque la voglia di mordere molto in difesa, perché i 28 punti subiti nel secondo periodo ovviamente sono una cifra che Pavia non può permettersi se vuol provare a vincere questo derby. La ricezione di Dell'Agnello marcato da Nasello, si va sotto la Filippini che andrà sulle tacche ad attaccare Gloria. La ricezione, il semigancio corto, Gloria che controlla il rimbalzo, fondamentale che Gloria ovviamente cambi faccia, è stato davvero troppo timido nei primi due quarti di gioco, deve metterci qualcosa di più. Pavia deve andare a colpire anche il pitturato, non può vivere solo con lunghi che divagano sul perimetro. La penetrazione di Venucci, buon pallone per Nasello, l'extra pass per Gloria che rifiuta un altro tiro, va da Touré costretto a prendersi una forzatura. Touré poi inventa, ma è abbastanza incredibile la giocata che abbiamo visto, con Gloria servito da un ottimo extra pass che ha rifiutato il tiro e così davvero non si va da nessuna parte. 7 da recuperare per Pavia,
ma Pavia ha bisogno del suo centro titolare. La ricezione di Dell'Agnello, si prende una soluzione in traffico, subisce il contatto falloso, andrà in lunetta. È il terzo fallo per Ferdinando Nasello, quindi tre anche per Alessandro Spati, ricordiamo. È un classico leitmotiv Dell'Agnello, giocatore molto pericoloso che lavora moltissimo sulle finte, quindi subisce moltissimi falli a partita. Sbaglia in lunetta, unica specialità nella quale non eccelle il giocatore livornese. Sbaglia anche il secondo, rimbalzo controllato da Touré. Pavia che può attaccare sotto di 7, 33 a 40. Benedosi che si muove in palleggio, va da Gloria, vediamo se Gloria va ad attaccare, perde palla. Abbiamo invocato un inizio più deciso e per il momento il lungo di Piazza Armerina sta continuando a faticare moltissimo. E l'Agnello marcato da Nasello che ha tre falli e quindi c'è il raddoppio di Benedosi che deve rischiare la tripla aperta di Pat Verri, Verri che non punisce, c'è il rimbalzo d'attacco di Mazzucchelli sul quale Venucci è costretto a spendere fallo. Chiaro che la coperta di Pavia ovviamente è corta in queste situazioni. Non ha pagato con Verri che si è preso una tripla aperta, ha pagato in questo momento con Mazzucchelli che ha preso posizione davanti a Venucci, è andata a calamitare il rimbalzo d'attacco che vale per la truppa di Paolo Piazza un possesso addizionale. La rimessa in gioco di Rossi, va da Mazzucchelli, tornato sul parquet, ora addirittura accoppiamento con Touré ad occuparsi Dell'Agnello. Filippini, c'è il cambio difensivo, Filippini si fa spazio e va a realizzare. Venucci che finisce per le terre, chiaro che anche in questo caso coperta cortissima sui cambi difensivi. 33 a 42, 9 da recuperare per l'Omnia, 8 minuti, buon innesco di Touré per Nasello, ribaltellato per Benedosi che mette palla per terra, c'è la difesa forte di Rossi che va a recuperare palla, anche Benedosi in attacco deve dare qualcosa di più. Pubblico di Pavia che prova a dare la scossa, Rossi con palla in mano, ancora fuori da Dell'Agnello, l'end-off con Mazzucchelli che va ad attaccare, il cambio difensivo, si prende una soluzione a due punti, viene sputata dal ferro, rimbalzo controllato da Benedosi, Touré che può ripartire, una mezza idea di attaccare, prende una gran linea di fondo, sbaglia però il numero 33 Pavesi, la penetrazione di Rossi fuori da Dell'Agnello che attacca Touré, va con la classica soluzione in semigancio e va a realizzare. Dell'Agnello che si conferma bestia nera di Pavia. 12 per il figlio di Sandro Can Dell'Agnello. 33 per chi attacca, 44 per chi si difende, 6-55. Touré palla sotto per Nasello che attacca deciso, c'è un contatto lontano dal pallone, fallo fischiato a Dell'Agnello sul movimento di Gloria. Secondo fallo per Giacomo Dell'Agnello. Rimessa in zona d'attacco per Pavia. Benedosi ad occuparsene, l'uscita di Touré, l'uscita di Venucci, palla nelle mani di Touré, marcato da Rossi, per Mirko Gloria, si giocherà l'uno contro uno, c'è il raddoppio della difesa vigevanese, tripla aperta di Venucci che sbaglia, Benedosi che non riesce a tenere vivo il pallone, rimbalzo controllato da Verri, dicevano che può ripartire, non ha nessuna intenzione ovviamente di forzare le cadenze la truppa di Paolo Piazza. Mazzucchelli che lavora in palleggio, ora si prende una tripla, la sbaglia, rimbalzo controllato da Touré, Pavia deve cominciare a fatturare con una certa continuità in attacco dove invece sta trovando le stesse difficoltà del secondo periodo. Benedosi che prova ad attivare il collegamento con il pitturato, Nasello che torna fuori da Touré, mette palla per terra, attacca da una gran palla a Nasello. Pavia deve giocare in questo modo, cercare di far muovere la difesa, di lavorare tanto col penetra e scarica. Settimo punto per Nasello e noi sul 35-44 torniamo da Fabio. Verri si affida
al numero 11 Filippini che aspetta Mazzucchelli, ancora silente in questa partita, vediamo se riuscirà a sbloccarsi. Abbandonato, appena detto, e realizza subito un canestro, 46-35. Ora Venucci proprio contro Mazzucchelli, aspetta l'uscita di Touré, l'unico che in questo momento sta dando quel qualcosa in più a Pavia. Scarico per Benedusi, tripla del capitano in maglia bianca che non va a bersaglio. Venucci in penetrazione, sbaglia anche lui un rigore da sotto, e allora Mazzucchelli ad impostare, aspetta l'uscita di Filippini che riceve in questo momento, palla affidata a Verri, spalla canestro proprio contro Benedusi, l'uno contro uno di Verri che realizza altri due punti, e timeout immediato di coach Pat Baldiraghi. Adesso Vigevano ha il controllo del match, 48-35, e Pavia che non sta riuscendo più a trovare buone soluzioni da tanto tempo, anche perché abbiamo detto Momo Touré è l'unico che sta muovendo la palla, sta segnando, al di là di Venucci che però è marcato faccia a faccia da almeno uno o due difensori a volta. Sì, Touré è l'unico che sta attaccando con costanza il canestro, quindi di fatto è l'unico che fa muovere la difesa di Vigevano. Ovviamente Pavia non può affidarsi solo a un giocatore, considerato, come hai detto tu, che Vinucci è marcatissimo, quindi riesce a creare poco, quindi fa fatica in attacco, ma torniamo a quello che dicevamo a inizio partita, come sia la difesa poi a dare fiducia a una squadra anche in attacco. Quindi quello che Pavia era riuscito a fare nel primo quarto molto bene, Vigevano sta riuscendo a farlo meglio di Pavia nel secondo e nel terzo quarto, e quindi anche in attacco poi le cose vengono più facili come le stanno riuscendo. E adesso vediamo se Pavia riuscirà a sbloccarsi in attacco, ma soprattutto se riuscirà a difendere per due, tre azioni consecutivamente, in modo tale da riuscire a piazzare uno strappo per ricucire un gap che adesso è arrivato a 13 punti. C'è da dire che Pavia non è riuscita neanche a trovare soluzioni spalla canestro, ora è uscito Gloria e rientra Spatti a proposito di lunghi. Benedusi aspetta l'uscita di Venucci che riceve proprio in questo momento, blocco di Nasello. Venucci si affida a Benedusi ma riconsegna palla proprio al numero 11 in maglia bianca che si affida a Nasello, penetrazione e canestro con la mano destra. Serviva un canestro appena rientrati dal timeout e il canestro è arrivato, ora serve una difesa. Dell'Agnello in punta per il numero 11 Filippini, spalla canestro proprio contro Spatti, ottima la difesa di Spatti e Filippini che però recupera la carambola. Ora Mazzucchelli dovrà forzare lo scadere dei 24, scheggia malapena il ferro, allora Benedusi corre in contropiede per Touré, palla per Nasello, passaggio a Spatti, stoppato però da Dell'Agnello. Spatti si affida al taglio di Benedusi, sfondo, e allora palla persa per Pavia. Spatti non ha visto un facile scarico per Venucci. Adesso esce proprio il capitano Benedusi, rientra Fazioli, secondo fallo nel frattempo di Benedusi. Vedremo se Fazioli riuscirà a dare l'ottimo contributo dato proprio alla fine del primo quarto. Mazzucchelli ad impostare, si affida a Dell'Agnello, stesso schema dell'azione precedente, esce Verri ma non riceve, Dell'Agnello quasi butta via il pallone, ora ancora lo stesso Dell'Agnello in uno contro uno contro Nasello, mano mancina, conclusione morbida che però non trova il fondo della retina, allora Venucci in transizione si affida a Nasello, dai e vai vecchia scuola, e fallo lucrato da Venucci. Fallo di Mazzucchelli e cambio per coach Piazza, esce proprio Mazzucchelli, rientra il numero 12 Beretta. Prima del tiro dicono gli arbitri, allora rimessa
dal fondo proprio per Pavia, affidata proprio al Venucci. Touré riceve, consegna palla a Venucci, blocco di Nasello. Venucci che prova a lucrare un fallo, non riesce a realizzare, allora la palla è ancora per Vigevano sul più 11 con 3 minuti da giocare in questa terza frazione. Palla sotto proprio per Beretta, il nuovo entrato, passaggio al numero 77 dell'Agnello, che però questa volta sbaglia, si lamenta un po' con gli arbitri. Palla comunque nelle mani di Fazioli e di Pavia. Ora Touré aspetta, anzi non aspetta il blocco di Spatti, va in uno contro uno, questa volta conclusione forzata, sbaglia anche Momo Touré. E adesso il numero 5 Passerini, marcato proprio da Touré, si affida a Verri, uno contro uno contro Venucci, spalla canestro, scarico per Giacomo Dell'Agnello che realizza altri due punti. Time out per coach Pat Baldiraghi, 50-37. Paolo, sembrava che Pavia fosse un minimo rientrata, avesse ottenuto un minimo di inerzia, ma ancora una volta Dell'Agnello a spegnere l'entusiasmo pavese, se di entusiasmo si può parlare. In realtà Pavia ha avuto il possesso per andare a meno 8 e ha commesso un errore gravissimo con un giocatore esperto come Benedusi che è andato a sfondare. Chiaro che Pavia deve avere continuità, ma in questo momento è piuttosto evidente che l'attacco sia ultra prevedibile, che sia una palla a Venucci e tutti fermi. L'unica variante ogni tanto appunto sono gli attacchi al ferro di Touré, però non riesce più a far muovere la difesa di Vigevano, che è una difesa di posizione che occupa ottimamente l'area. Di contro invece Pavia fatica a contenere i lunghi, è costretta dei cambi difensivi, quindi ovviamente la coperta in queste situazioni è sempre corta e arrivano su queste situazioni di rotazione dei canestri facili, anche come abbiamo visto quello appena realizzato da Dell'Agnello. Il grosso problema per Pavia appunto è trovare dei poli alternativi. Pavia non sta segnando da tre punti, 1-12 per la truppa di Pat Baldiraghi, che sarebbe ovviamente l'unico modo, perché la superiorità interna di Vigevano è acclarata. Mirko Gloria purtroppo clamorosamente fuori partita, e questo se Pavia concede a Vigevano, che è una squadra con due signori lunghi, il suo centro titolare, è chiaro che paga ovviamente un conto molto molto salato. Fazioli con palla in mano, Spatti aperto, soluzione da due punti che sbaglia, Nasello è bravo a tenere vivo il pallone, extra possesso, ora sarebbe importante per Pavia trovare una realizzazione, ci prova Touré da due punti, sbaglia ancora una volta, Nasello come un assatanato va a prendersi il rimbalzo, Touré attacca, prende il fallo di Brigato. Cambio chiamato da Baldiraghi, dentro Liberati per Touré. Baldiraghi che ha anche provato questa mossa con Fazioli schierato in guardia per cercare di aumentare il tasso di pericolosità in attacco. Purtroppo la difesa, cioè sappiamo quali sono le situazioni offensive di Pavia, sappiamo i giocatori che sono meno pericolosi, Vigevano ha sicuramente speculato su questo nelle sue scelte difensive. Fazioli costretto a forzare da tre punti e va a realizzare con l'ausilio del ferro. Questo può essere importante, questo colpo di fortuna. Pavia torna a 10 di lunghezza, vediamo se riuscirà a prendere un po' di confidenza con questa tripla baciata dal ferro. Tripla aperta anche per Beretta che sbaglia, rimbalzo controllato da Venucci. 1-18 da giocare, 40 per chi attacca, 50 per chi si difende. Venucci in mezz'ora di andare dentro, si apre Spatti da tre punti, sballata la soluzione del Bergamasco, ancora una volta Nasello che sta lavorando davvero con estrema generosità. Buono ribaltamento, questa è una buona tripla per Pippo che sbaglia, rimbalzo controllato da Filippini. Questa era una tripla importante, anche ben costruita grazie alla generosità di Nasello, che era riuscito per l'ennesima volta a dare il terzo extra possesso consecutivo ai suoi. Filippini che lavora contro Spatti, si muove sul fondo, arbitri che non fischiano nulla. Pavia che può recuperare, Venucci che dà un gran pallone a Nasello che prende il contatto, non perfeziona il gioco da tre punti, andrà in lunetta. 38 secondi per arrivare alla boa di tre quarti gara, vediamo se Pavia riuscirà in extremis a risucchiare qualcosa. Cambio per Paolo Piazza, fuori Filippini, torna Dell'Agnello.
fuori anche Passerini, torna Rossi. Zanesello, 10 punti, è il top scorer in casa pavese e questo dimostra ovviamente tutti gli imbarazzi offensivi odierni. Sbaglia la seconda conclusione a cronometro fermo, rimangono 10 per Nasello, rimangono 9 di vantaggio per la Elachim che si schiera in attacco in questo momento. La ricezione di Verri. Verri che va da Beretta, l'uscita di Brigato, si va da Dell'Agnello, 22 secondi per andare a tre quarti gara. Rossi che mette palla per terra, attacca Venucci, il fallo in attacco, si è spaziato usando illecitamente il braccio interno, il numero 33 Ducale, quindi palla persa, richiamato in panchina Rossi, terzo fallo per lui. Primi minuti di campo per Simone Aromando. Quindici secondi per chiudere questo terzo periodo in cui i fatturati sono inchiodati, 10 pari il parziale del terzo periodo. Vigevano che quindi ha potuto cristallizzare il suo margine di vantaggio, ora la percussione di Venucci sul quale c'è il tocco di Patrizio Verri, quindi tiri liberi per Venucci visto che Vigevano in questo periodo è in bonus. 5 secondi poi per tentare un'ultima preghiera da parte della truppa ducale. Doppio cambio in vista per Paolo Piazza. Venucci che nervoso sbaglia il tiro libero e questa è una notizia. Pronti Passerini e Mazzucchelli. Venucci che realizza il 1-2. 8 di vantaggio per la Elachim. Vede che allunga la difesa a tutto campo, vediamo se riuscirà a mangiare qualcosa. 3 secondi, Passerini da metà campo e va vicino alla realizzazione. Si chiude così con Omnia assestata quota 42 e la che dicevano 50, quindi 8 da recuperare per Pavia. Terzo periodo che si è chiuso con un calcistico 11-10 per l'Omnia. Andiamo a dare un'occhiata alle cifre individuali, sono 6 per Spatti, 10 per Nasello, 7 per Fazzioli, 9 per Venucci, 2 per Gloria, 8 per Touré. Per quanto riguarda la Elachim sono 3 di Beretta, 2 di Mazzucchelli, 14 di Dell'Agnello, 6 di Passerini, 6 di Rossi, 4 di Verri, 15 di Filippini. Quarto che è passato, non c'è stata un'inversione di tendenza, Pavia ha provato ma non è riuscita a cambiare marcia in difesa e conseguentemente in attacco, comunque è riuscita a lavorare con grande fatica. Vigevano sta occupando bene l'area dei 3 secondi, Pavia non riesce ad avere un riferimento interno affidabile con questa partita davvero modesta di Mirko Gloria e è chiaro che la pressione di Vigevano su Venucci sta pagando tutti i dividendi del caso. Sì, è quello che dicevamo anche prima, Vigevano sostanzialmente sta consolidando la prova che ha fatto tra secondo e terzo quarto, sta continuando a battere su quei tasti perché sa che quei tasti sono quelli giusti, quindi tenere fuori dal gioco Venucci, cercare in qualche modo di arginare Touré e poi da sotto sostanzialmente in area del pitturato i due lunghi vigevanesi stanno avendo la meglio fin dall'inizio della partita, quindi ovviamente Pavia fa enorme fatica. Ora Valdiraghi sta provando anche a giocare con qualche esterno in più perché in campo ci sono liberati Venucci e Fazzioli che comunque sono due giocatori esterni che possono tirare, possono giocare dal palleggio. Certo l'assenza di Touré ovviamente penso che sarà per pochissimo tempo perché è un giocatore troppo importante per questa Pavia. Vigevano dal canto suo chiaramente penso che vorrà continuare a tenere questa intensità difensiva per arrivare fino in fondo con un discreto margine. Marco ha anticipato il quintetto pavese, quello ducale invece è Mazzucchelli, Passerini, Beretta, Filippini e Dell'Agnello. Si riparte, 10 minuti per cercare il miracolo, palla nelle mani di Pippo Fazzioli, su lui prova ad andare aggressivo Beretta, la ricezione di Spatti che torna da Fazzioli, va a piazzare il blocco, la rollata che viene premiata, il tiro morbido di Spatti che va a realizzare.
Pavia deve sicuramente trovare queste situazioni di dinamismo in attacco. Pavia zitta zitta torna a due possessi di margine, 44-50, ora chiudersi in difesa, ora deve davvero cambiare marcia in difesa. Venucci su Passerini, c'è il cambio difensivo, però la ricezione comoda per Filippini che sbaglia, Piazza che chiama il minuto di sospensione, tripla da 8 metri per Mattia Venucci che sbaglia. Questa sarebbe stata importante per cambiare anche il mood del tifo pavese, avrebbe fatto saltare in aria il Pallaravizza. Dicevano che torna in attacco, primo minuto di gioco che è andato in archivio, c'è un contatto lontano dalla palla, un fallo fischiato a Liberati, fallo fischiato a Spatti, scusate, quarto fallo per Alessandro Spatti, quindi problemi per Baldilaghi, costretto a schierare subito Nicolas Dessì che è a mettere in panca Spatti che era partito con un buon jumper da due punti. L'attacco vigevanese, Passerini prende il blocco alto di Dell'Agnello, va da Filippini, gira sul suo blocco, ora fa una gran cosa, Passerini sbaglia, il tap-in di Dell'Agnello che sbaglia, Filippini che però tiene viva, riapre per Mazzucchelli, possesso addizionale, chiaro che la fisicità di Filippini si fa davvero sentire in questa fase, Mazzucchelli che spara in faccia a Liberati, una conclusione da due punti sbagliandola, Pavia che può ripartire, 8:33 da giocare, Venucci torna in possesso di palla, ora attaccherà il cambio difensivo, scarica per Nasello, battezzatissimo e Nasello mette una tripla di capitale importanza. La scelta difensiva ovviamente di concedere il tiro da tre punti a Nasello, Nasello è bravo a metterla e Pavia torna a tre punti di svantaggio, 47-50, 8:25. Queste, Fabio, sono le giocate magari estemporanee ma che comunque ti possono dare grande carica, grande fiducia. Pavia nel terzo periodo aveva trovato altri due interpreti, ovvero sia Filippo Fazzioli e Ferdinando Nasello. Adesso Nasello è arrivato a quota 13 punti con 4 su 5 da 2 punti e soprattutto con questa bomba che ha riportato Pavia a meno 3, ha riacceso l'entusiasmo del pubblico e l'inerzia sembra, perché ovviamente non si può mai sapere, sembra cambiata. Adesso Pavia ha trovato altre soluzioni in attacco, ma vorrei sottolineare è ritornata a difendere, perché questa è la difesa che abbiamo visto per tutto il campionato. Non a caso Vigevano è ancora a quota 50 punti, è ferma. Quindi 5-0 di parziale, vediamo se potrà continuare. In effetti Pavia è stata più tignosa, più tosta sotto, riuscire a sporcare un paio di situazioni in cui Filippini sembrava andare comodo all'appoggio. Piazza ha prontamente chiamato il minuto di sospensione per cercare di stoppare l'inerzia. 47 che si difende, 50 chi attacca. Palleggio prolungato per Mazzucchelli. L'end off con Filippini, si prepara Rossi sul cubo dei cambi. La ricezione di Passerini fuori dai blocchi, marcato da Fazzioli. Nasello che prova ad andare forte in anticipo su Filippini. Palla per Mazzucchelli che si butta dentro, il raddoppio falloso. Raddoppio falloso evidente di Mattia Venucci. Secondo fallo per Mattia Venucci. Secondo fallo di squadra per Pavia. Passerini che riceve, marcato faccia a faccia da Mattia Venucci, prende il blocco con Dell'Agnello, la rollata di Dell'Agnello al ferro, difeso da Dessì, sbaglia Dell'Agnello, c'è un gran rimbalzo calamitato da Nasello, poi che può ripartire. Liberati con palla in mano, tende l'arrivo di Venucci che prende l'end off da Dessì, lavora in palleggio, lo step back, va a realizzare la tripla del pareggio, Mattia Venucci fa esplodere il Pallaravezza, 50 pari, 7:36 da giocare, la zampata di classe di Mattia Venucci. Ora è una partita tutta da giocare, ma ancora una volta Pavia ha cambiato faccia in difesa. Dessì ha difeso bene su Dell'Agnello, costringendo Dell'Agnello a un tiro complicato. Nasello è andato a strappare ad altezze siderali, rimbalzo. E questa, signori, è difesa. Poi bisogna avere la classe di Mattia Venucci per mettere
questo canestro, ma tutto parte da dietro. Pavia deve davvero dare il sangue nella metà campo difensiva, poi potrà vincere, potrà perdere, ma almeno non avrà nessun genere di rimpianto. 7:35, si ricomincia da 0-0, 50 pari, tutto da giocare questo derby. Rossi vuole attivare Filippini, la difesa d'anticipo di Eroica di Nasello, Verri tripla sbagliata, rimbalzo catturato da Fazzioli. Pavia con parziale aperto di 8-0 in questi primi tre giri di orologio nel quarto periodo. Benucci attacca dell'Agnello, fallo del numero 77. Per dell'Agnello è il terzo fallo. Ora sarà importante ovviamente anche il lavoro per andare a prendersi tiri liberi, ovviamente, visto che le energie tendono a diminuire. Situazioni falli per Vigevano, sono tre di Lagnello, tre anche per Mazzucchelli e per Rossi, quattro per falli per Spatti, tre per Nasello per quanto riguarda le file pavesi. Benucci che va a scrivere il cambio di vantaggio, sbaglia il secondo, questo è un errore davvero non da lui. 9-0 il break di Pavia e cambio di vantaggio, Pavia che dopo una vita torna a mettere il naso avanti, 51-50, 6-58 da giocare, Rossi in palleggio prolungato, Filippini marcato da De Sì, ora attenti a farlo andare sul fondo, ci va, sbaglia, fallo di Liberati a rimbalzo, una spinta. Rimessa in zona d'attacco per la Elachem, primo fallo per Davide Liberati, ora Pavia probabilmente cercherà di spendere energie e anche falli in difesa, cercando di sfruttare al massimo le ampie rotazioni di cui può godere Baldiraghi. L'uscita forte di De Sì, arbitri che non fischiano, fallo piuttosto evidente del nostro under. Post basso di Patverri contro Venucci, raddoppio di Nasello e c'è l'infrazione di passi e l'antisportivo ora Patverri. Sul recupero difensivo di Pavia viene fischiato l'antisportivo a Patrizio Verri. Piazza che ha qualcosa da dire agli arbitri e in effetti difesa di Pavia davvero al limite e forse anche oltre, dobbiamo dirlo perché non possiamo farci trasportare dalla passione, ma in Serie B queste situazioni sono all'ordine del giorno. I miei colleghi di telecronaca sorridono. Ah beh, cosa dobbiamo fare, è vero. Chiaro, chiaro, ma soprattutto ricordiamo che Bazzo, la Serie A di Bazzo è diversa da qui, quindi lui non è abituato a questo tipo. Sempre quello. In Serie A vagamente si gioca ancora e si fischia per privilegiare il gioco, in Serie B si privilegiano altre cose, quindi... Renucci questa volta non tradisce e a cronometro fermo va a imbucare il 2-2. 11-0 aperto per Pavia, 3 di vantaggio e palla in mano per i lupi di Pat Baldiraghi. Venucci con la palla in mano prende il blocco di Nasello, dà una gran smazzata a Nasello che sbaglia, però tiene vivo il pallone. Liberati, tripla aperta importantissima, air ball di Liberati, ma Fazzioli lotta e Pavia l'extra possesso. Pavia ha davvero cambiato faccia, ora sta lottando in maniera pazzesca. Fallo in attacco, blocco irregolare di Ferdinando Nasello, arriva il quarto fallo per Nasello. Peccato che Pavia non sia riuscita a convertire questa situazione di corrida pura. Importante però che davvero Omnia continua a difendere col sangue agli occhi. Ora fallo sul taglio di Patrizio Verri, c'è il fallo di Davide Liberati. Pavia in bonus e tiri liberi a disposizione di Verri. Chiaro che ha pagato qualcosa l'aggressività difensiva di Pavia, 6 minuti da giocare, Pavia è già in bonus, quindi per in avanti saranno sempre soluzioni a cronometro fermo per la Elachem che si sblocca dopo 4 minuti. Primo punto fatturato dai Ducali che chiudono l'11-0 di break. Con questo 2-2 in lunetta di Patrizio Verri. 53-52, uno di margine per Pavia che va a schierarsi in attacco.
Mattia Venucci pronto sul colpo dei cambi, Moture per Fazioli, riapre per Liberati, però va a attaccare il ferro, scarica un buon pallone, tripla aperta per Fazioli che sbaglia. Pavia comunque ha costruito dei buoni tiri e questo è già un qualcosa di importante. Possesso per il potenziale sorpasso per l'Elachem dell'Agnello, va da Verri. Verri torna da Rossi, l'uscita dai blocchi di Mazzucchelli che spara da tre punti, va a realizzare. Gran canestro di Mazzucchelli, primo dal campo per la Elachem. Sorpasso 53 che attacca, 55 che difende. Con questo 5-0 di controbreak per Vigevano, noi andiamo da Fabio. Partita che adesso si sta accendendo, Venucci anche lui prova da tre punti, scheggia però solo il primo ferro, allora rimbalzo dello stesso Mazzucchelli. Pronti sul cubo dei cambi Touré e Spatti per coach Pat Baldiraghi. Dell'Agnello si affida a Rossi, palla per Mazzucchelli che aspetta l'uscita di Verri, marcato da Liberati, sempre Franco Bollato a lui. Verri attacca in uno contro uno, ora spalla canestro, il movimento non è buono, il canestro, infrazione di passi e adesso Pavia avrà l'opportunità di ritornare in parità o con un tiro da tre punti di ritornare a più uno. 55-53, ricordiamo il punteggio. Escono Venucci e Anasello che probabilmente prenderanno un po' di riposo per il gran finale. Ora Fazioli in playmaking che aspetta l'uscita di Touré che arriva in questo momento, blocco di Dessì, Touré si affida a Spatti, consegnato per Fazioli, Liberati da tre punti, seconda soluzione e secondo errore per Davide Liberati. Ora Rossi marcato proprio da Momo Touré, si affida al numero 11 Filippini, Mazzucchelli aspetta il blocco dello stesso Filippini, mette quasi a sedere Spatti, poi assist per Filippini, buona difesa di Liberati ma la palla rimane a Vigevano. La Elachem avrà altri 14 secondi per incrementare il vantaggio, esce nel frattempo Fazioli, rientra Mattia Venucci. Spatti però ha probabilmente preso una botta al ginocchio e è costretto ad uscire. Al suo posto ritorna in campo Ferdinando Nasello, dunque rimane ancora in campo Dessì che sta trovando minuti di qualità soprattutto a livello difensivo. Ora palla per Verri sul blocco di Dell'Agnello, Verri marcato da Venucci, ottima la difesa di Dessì e ora Venucci spinge in contropiede, attaccherà in uno contro uno Dell'Agnello ma sbaglia. Non diciamo rigore a porta vuota, ma comunque sbaglia un appoggio che solitamente mette a referto. Ora Filippini aspetta l'uscita di Verri, infrazione di campo, anzi in realtà palla persa perché esce dal campo, ma comunque sarebbe stata lo stesso un'infrazione di campo e palla per Pavia che ha l'ennesima occasione per pareggiare la partita quando mancano 3 minuti e 37 alla fine. Palla affidata nelle mani sapienti di Venucci, Touré ora attacca in uno contro uno, scarico per Liberati che non prova la conclusione, aspetta il blocco di Nasello, attacca, scarico, ottima la circolazione di palla, Touré dovrà forzare lo scadere dei 24, tiro che però non va a bersaglio e allora altra opportunità questa volta per Vigevano per aumentare il vantaggio. Nel frattempo Benedusi sul cubo dei cambi, Mazzucchelli sul blocco di Filippini, si affida a Dell'Agnello, 3 secondi offensivi fischiati a Filippini ed è proprio Liberati ad uscire dalla partita, rientra Benedusi. Benedusi per Touré che imposta una nuova azione offensiva, attacca in uno contro uno, scarico per Benedusi, ora Venucci aperto da tre punti, bomba di Mattia Venucci, 56-55, ritorno avanti Pavia. Adesso a Pavia serve una difesa,
Filippini aspetta l'uscita di Verri nella bolgia del Pallaravizza. Mazzucchelli, altra uscita di Verri che riceve in questo momento, uno contro uno sul cambio, Nasello è finito contro di lui, ottima la difesa di Nasello e palla però che rimane a Vigevano con 2 secondi per la fine dell'azione. Nasello ha fatto davvero una difesa clamorosa e ora Pavia è in vantaggio di un punto, adesso 2 secondi sul cronometro per Vigevano. Pavia sta continuando a difendere e adesso ha trovato un ottimo tiro anche in attacco. Sì, per la verità aveva trovato almeno 3-4 buoni tiri, quindi a dimostrazione che comunque dalla difesa poi parte tutto. Poi sono stati sbagliati, ma davvero la cosa bella, il cambio di inerzia di questo match si è avuto come sempre a metà campo difensiva. Valdiraghi ha trovato nel mazzo De Sì, che sta difendendo in maniera eccellente contro i lunghi di Vigevano. Ha trovato Nasello, che ha fatto una partita di cuore clamoroso, davvero. E adesso davvero tutti, lo stesso Liberati che ha sbagliato 2 tiri in attacco, comunque ha dato grande impatto difensivo. Quindi, come voleva si dimostrare, Pavia ha cambiato davvero faccia e poi è ritornata la solita Pavia, che poi potrà sbagliare qualche tiro, ma comunque gioca con un altro ritmo, un'altra convinzione in attacco. Ora è chiaro che queste partite saranno probabilmente decise sui singoli episodi. Ora vediamo se Pavia riuscirà a limitare i danni su questa situazione di 2 secondi e poi vediamo, sarà importante riuscire a capitalizzare ovviamente il prossimo possesso offensivo. 2:24 per andare alla sirena, per andare ai titoli di coda di questo derby equilibratissimo. 2 secondi per Vigevano per andare al tiro. Va Verri, forzato ovviamente, sbaglia, rimbalzo controllato da Nasello e un punto di vantaggio per Pavia, e Pavia che va in attacco, il palleggio di Venucci, va da Nasello, va da Benedusi che attacca il ferro, ancora una volta uno scarico, ancora una volta uno scarico e una palla persa. Pat Verri aperto da 3 punti, sbaglia. Pavia è stata graziata dal ferro, perché la tripla di Verri è stata letteralmente sputata. Benedusi ancora una volta ha rifiutato un tiro, si è preso un'ottima linea di fondo, poi uno scarico. Terzo fallo per Nicolò Benedusi. 2 tiri liberi per Giacomo Filippini. Per lui in lunetta, va a realizzare Filippini. Impatta quota 56, 1:59 per i titoli di coda. Va a realizzare Filippini. Cambio chiamato da Piazza, dentro Passerini, fuori Patrizio Verri. 1 di vantaggio per la Elachem, 56-57. Touré per Venucci, ovviamente ora palla che pesa un quintale, pronto a rientrare Spatti che aveva subito una leggera scavigliata. Ora il consegnato per la tripla di Venucci che gira sul ferro ed esce. 1:43, 1 di vantaggio per Vigevano che torna in attacco. Palleggio di Mazzucchelli, l'uscita di Passerini, con lui Venucci cercherà di andare sotto da Filippini. Dell'Agnello, l'alto basso, gran intervento di Nasello che va a recuperare un pallone davvero clamoroso. Consegna a Venucci, Pavia può tornare in attacco. 1:21, De Sì aperto in angolo, si torna da Venucci che prende un colpo da Passerini, arbitri che non fischiano. Lavora sul pick and roll di Nasello, cerca un contatto, mantiene il possesso di palla, cioè il fischio, il contatto falloso di Rossi. Venucci che è andato a cercare col lanternino un paio di contatti. Quarto fallo per Rossi, torna Verri, fuori Passerini. Vigevano che non è in bonus. Terzo fallo di squadra per i ragazzi di Paolo Piazza. Fuori De Sì, dentro Alessandro Spatti. 1:10 da giocare, rimessa in zona d'attacco per Pavia. La ricezione di Venucci, prende il blocco di Nasello, va da Momo Touré. Touré attacca, gran pallone per Nasello che va a appoggiare il sorpasso. 58-57, gran cosa di Touré, gran cosa di Nasello. Ultimo giro di orologio, Pallaravizza una boggia. Ma
Mazzucchelli va da Dell'Agnello, attaccherà Spatti, chiede l'isolamento, va a forzare, va a prendersi una soluzione, va a realizzare Dell'Agnello. 46 secondi ovviamente, Spatti con 4 falli, sorpasso Vigevano 58 a 59. Palla nelle mani di Mattia Venucci, trova Alessandro Spatti in angolo, torna fuori da Touré, 35 secondi, 12 per chiudere il possesso, Touré che va a forzare, c'è il recupero difensivo di Rossi, 24 secondi, Vigevano al possesso per chiudere la partita. Mazzucchelli prende il blocco di Filippini, si butta dentro, congela, 7 secondi per chiudere il possesso, 10 per chiudere, si butta dentro, Mazzucchelli appoggia, va a realizzare, minuto di Valdiraghi, 58 a 61, bravo Mazzucchelli, niente da dire, bravo Mazzucchelli, è stato lui l'autore della tripla che ha dato a Vigevano il primo canestro dal campo, è stato lui ora a mettere questo pesantissimo appoggio al cristallo, 58 a 61, quindi un possesso di margine pieno per Vigevano, 6 secondi per Pavia che va rimessa in zona d'attacco per cercare un disperato pareggio con una soluzione da 3 punti. Vigevano ha giocato, ragazzi, bene questi ultimi possessi, comunque al di là della freddezza di Mazzucchelli, anche la situazione difensiva ovviamente in cui Rossi è stato molto bravo a intercettare quel pallone a Touré. Sì, ovviamente adesso sono momenti più caldi della partita e qui i dettagli, le piccole cose fanno la differenza, in questo caso l'azione che hai sottolineato tu è quella che l'ha fatta per Vigevano in questa occasione, ora 6 secondi per un tiro di Pavia, meno 3, molto facile ipotizzare che la palla finisca nelle mani di Mattia Venucci, così a intuito, sicuramente ci sarà tutta la pressione del mondo da parte di Vigevano per evitare che lo stesso Venucci riceva la palla, insomma sono 6 secondi di passione vera. Pronti a viverli, Omnia con rimessa in zona d'attacco, se ne occupa Momo Touré, vediamo se ovviamente l'indiziato numero uno Mattia Venucci uscirà dal blocco e andrà a prendere il pallone, riceve in questo momento, va a forzare da 3 punti e va a realizzare, che canestro signori, che canestro, che canestro. 3 secondi e 25, time out piazza, 61 pari, pazzesco. Io voglio solo dire, Venucci appena è tornato, appena hanno chiamato time out ha detto ragazzi calma, non è finita, mancano 3 secondi alla fine, 3 secondi sono tanti, però Mattia Venucci ha fatto davvero una cosa incredibile. Se Mazzucchelli è stato chirurgico nei suoi canestri, Venucci è stato divino in quest'ultimo possesso. Paolo, continua tu. 21 per Mattia Venucci, tabellone del vecchio Treves che recita 61-61, 3-25 per la Sirena, ora rimessa in zona d'attacco per Vigevano, vediamo cosa riuscirà a combinare la truppa di Paolo Piazza. Sarebbe bello a questo punto ovviamente goderci il supplementare. Vigevano riparte con Mazzucchelli, Verri, Filippini, Dell'Agnello e Rossi, per Baldiraghi, Venucci, Benedusi, Spatti, Nasello e Touré. Rossi occuparsi della rimessa. 61 pari, vediamo la scelta, il gioco chiamato da Piazza. La ricezione complicata di Filippini che poi scaglia una preghiera e si è overtime, quindi Pavia che ha difeso bene anche in questa situazione. La ricezione di Filippini a 7 metri dal canestro probabilmente era una delle situazioni volute o comunque meno pericolose. Supplementare 61 pari, andiamo prima di immergersi in questo in questi ulteriori 5 minuti di pathos, andiamo a riepilogare. Per Pavia sono 8 di Spatti, 15 di Nasello, 21 di Venucci, 2 di Gloria, 7 di Fazzioli. Quanto riguarda la Elachem sono 6 di Verri, 7 per Mazzucchelli, 16 di Dell'Agnello, 17 di Filippini, 6 di Rossi, 6 anche per Passerini, 3 di Beretta. Insomma, meglio non si poteva chiedere, no? Al derby. Partita equilibratissima, partita che un quarto Pavia, due quarti Vigevano, quarto periodo per Pavia,
diciamo, un salomonico due pari e palla al centro. Sì, è sempre bello, al di là del tifo, è sempre bello vedere partite di questo genere tra due squadre. Abbiamo sottolineato in alto in classifica, la differenza tra le due non si è vista questa sera, come ha detto Paolo, partita equilibratissima, e lo testimonia anche il fatto che adesso sì, andremo a goderci altri 10 minuti di puro spettacolo. L'ultimo quarto è stato veramente incredibile. Marco, dici qualcosa. Ho poco da dire, veramente poco da dire, nel senso che abbiamo visto di tutto, continui parziali, d'altronde questa è la pallacanestro, questo è il bello di questo sport. La tripla di Venucci è la tripla di un giocatore che non... Boh, non so quanto... Sto parlando proprio di te, mi sta guardando in questo momento, ha alzato un braccino, non so veramente cosa dire. Una cosa da dire, che questa settimana ho commentato Teodosic, che ha fatto una roba dove sono rimasto senza parola, e quindi ho lasciato la parola al mio compagno di telecronaca. Però la tripla di Benedusi, ciao, di Venucci, è un po' la stessa identica cosa. Vabbè, io adesso sono pronto a svenire dopo che ho visto il risultato della Supercoppa italiana, 3-1 Lazio, e ha segnato ancora Cataldi, che credo che segni solo contro la Juventus, non interessa a nessuno, ma partecipate al mio dramma. Ripartiamo, torniamo sul basket, che è meglio, ricezione di Pat Verri, su cui lavora Benedusi, Dell'Agnello, l'end-off con Rossi, cambio difensivo. Dell'Agnello che riceve, marcato da Touré, si muove nel pitturato, c'è il fallo fischiato a Momo Touré. Terzo fallo per Momo Touré. Sul cubo dei cambi pronto Passerini, piazza sceglie lui, fuori Mazzucchelli. Tiri liberi a disposizione per Giacomo Dell'Agnello, per lui oggi 2-4 in lunetta, baglia, cronometro fermo, Dell'Agnello. Baglia anche il secondo, rimbalzo controllato da Benedusi, fermo a quota 16 Giacomo Dell'Agnello, 61 pari, 4-37 da giocare in questo drammatico overtime. Venucci con palla in mano, prende il blocco alto di Nasello, la rollata al ferro di Nasello, viene invece servito Spatti. Benedusi che si muove, la virata, scarica per Nasello che mette palla per terra, attacca, scarica Benedusi, l'extra pass per Alessandro Spatti, ha una soluzione da tre punti che sbaglia, è andato vicino a ripetere l'impresa di Fazioli con il ferro che ha rischiato di essere amico. Rimbalzo controllato da Vigevano, perfetta parità, Patrizio Verri, Spatti che prova ad andare a difendere davanti a Filippini che si prende un semigancio, va corto, rimbalzo controllato da Spatti, davvero ormai lotta senza quartiere. Touré in velocità, si prende un contatto, fallo fischiato a Passerini, duello fra ex Roburini, Momo Touré cresciuto alla Roburu Varese, Passerini che con la Roburu Varese ha debuttato in cadetteria dopo anni a bucare le retine in C-Gold con la maglia di Gazzada. Due tiri liberi per Momo Touré, con la possibilità di muovere il tabellone in questo overtime. Va Momo e realizza. Nono punto per Touré, che era fermo a quota 8 da una vita. 2-2 per Touré, 2 di vantaggio per Pavia, 63-61, 3-51 da giocare. Mazzucchelli per Filippini, l'uscita di Patrizio Verri, il taglio lungo la linea di fondo, la grande difesa di Nasello per negare la posizione Dell'Agnello, la grande difesa di Benedosi ora che recupera. Pavia davvero sta difendendo col sangue agli occhi. Andiamo in attacco ora, sarebbe importante trovare una continuità. La smazzata, rinuncia al tiro Spatti. Benedusi che va a attaccare, si prende una soluzione complicata da due punti, la sbaglia. Nasello che ancora una volta prova a tener vivo a rimbalzo, prende un colpo, ora dicevano che attacca in sovrannumero, rientra Nasello. Dell'Agnello che riceve in questo momento, palla per Mazzucchelli che attacca in palleggio, dà un ottimo pallone, però c'è la gran lettura di Mattia Venucci.
c'è palla contesa e freccia del possesso che premia l'Omnia. Ancora una volta eccellente lavoro di Nasello, eccellente lettura di Mattia Venucci. Pavia sta facendo tutta la differenza del mondo nella propria metà campo difensiva, difendendo Barzo come difendevano le squadre juniores di Baldiraghi. Sì, un po' come la nostra, esatto, cioè attaccati al nostro diretto avversario senza fargli respirare, e dopo 5 minuti così in campo non respiravi tu, cambio. Con insulto allegato, perché ovviamente avevi fatto almeno una stupidata nel frattempo. Non poteva mancare un aneddoto a partita, non possiamo lasciarcelo scappare. Consegnato di Nasello, anzi no, Nasello che parte e va a sfondare su Dell'Agnello. Quinto fallo di Nasello, questa è una notizia terrificante per Pavia. Terrificante per Pavia. Nasello non è riuscito con la difesa di Vigevano a perfezionare il consegnato, l'end off con Benucci, ha provato ad attaccare dal palleggio. Dell'Agnello è andato per le terre, è arrivato il quinto fallo. Nasello abbandona con 15 punti e 10 rimbalzi, doppia doppia, partita sontuosa, e non averlo per gli ultimi 2 minuti e 30 sarà veramente un problema. Nicolas Dessé a rimpiazzarlo, ora a marcare Dell'Agnello che chiaramente andrà a attaccare il ragazzino. Si muove con il classico movimento in palleggio, semigancio a realizzare. Pareggio a quota 63, 2 e 20 da giocare, anche Dell'Agnello che si muove da quota 16, 18 per l'ex giocatore di Alba. Venucci con palla in mano, prende il blocco di Dessì, ora Dell'Agnello che esce forte su Venucci, palla in mani di Momo Touré, si prende una soluzione da due punti, la sbaglia. Rimbalzo controllato da Rossi. Sospetta e non diciamo niente, la sua virata. Ora va a attaccare, va a realizzare, ora invece gran cosa di Rossi. Sorpasso Vigevano 63-65, 1-42. Venucci con palla in mano, 4-0 di Vigevano per tornare al comando delle operazioni. Palla di Touré per Spatti, mismatch, però rinuncia a attaccare. Ora si torna da Spatti che va a attaccare, va, no, prendersi il fallo in attacco di Spatti. Hooking fischiato a Spatti ed è il quinto anche per Spatti. Spatti che ha attaccato il mismatch, secondo i signori campani ha usato illecitamente il braccio per spaziarsi agganciandosi all'avversario, fischiata molto molto pesante. I signori in grigio, e Baldiraghi gioca questo ultimo scorcio di partita con Benedusi numero 4 e Dessì numero 5, quindi rinunciando a Mirko Gloria, scelta davvero coraggiosa. 63-65, 1-23, vediamo la banda Bassotti Pavese cosa riuscirà a combinare, se riuscirà nel miracolo. Mischia tra Dell'Agnello che ora attacca Fazioli, va a prendersi la soluzione, va a realizzare, ovviamente punisce il mismatch Dell'Agnello, 4 di vantaggio per Vigevano, si entra nell'ultimo minuto di gioco. Dell'Agnello chirurgico che è andato a punire queste situazioni di vantaggio fisico. Benedosi con palla in mano, Touré andrà ad attaccare, virata, va al ferro, va a realizzare un gran canestro, 49 secondi, gran canestro di Momo. 65-67, tornano due le lunghezze di margine per la Elachem che gestirà questi ultimi 43 secondi dell'overtime. 39 secondi, Pavia che ha perso per strada i suoi lunghi, va alle mani di Verri, ovviamente si va da Dell'Agnello, scelta condivisibile. Dell'Agnello scarica per Rossi, destra passo per Passerini a tre punti, va a realizzare e va probabilmente a sigillare la vittoria della Elachem in questo derby lottatissimo. Gran canestro di Passerini, ovviamente ancora una volta la coperta difensiva di Pavia era corta. Dell'Agnello è stato bravo perché tutti pensavamo andasse ad attaccare per la terza volta, a tornare fuori da Rossi. Rossi bravo a trovare l'extra pass, Passerini bravo bravo a trovare la tripla che mette sostanzialmente in ghiaccio questo derby, anche se mancano 28 secondi, sono 5 le lunghezze di margine, c'è il time out di Baldiraghi, però la tripla di Passerini è pesante e il quintetto che in questo momento Pavia in campo è un quintetto che definire
sperimentale è assolutamente eufemistico. C'è un cambio dentro Liberati, quindi un quintetto con solo esterni per Pat Baldiraghi, per cercare ovviamente di trovare un tiro da tre punti rapido. Secondi, Pavia che rimette palla in zona d'attacco, ora sarà costretta ad inventare un canestro con uno dei suoi folletti su Avenucci. Liberati con palla in mano, attacca il ferro, pessimo lo scarico per Touré. Touré costretto a forzare, va a prendersi un contatto, va vicino alla realizzazione. 16 secondi, rimessa per Vigevano, partita sostanzialmente terminata. Pavia con coraggio, Pavia è andata vicina, ha accarezzato la vittoria, poi sicuramente la perdita per falli di Nasello, quelle due situazioni arbitrali che ci stavano, per carità, alla fine hanno deciso. Vigevano poi è stata brava e cinica a giocare sul vantaggio fisico con Dell'Agnello e poi a trovare questo canestro importante di Passerini. Ora Pavia andrà al fallo sistematico. Forse mi viene da dire sarebbe importante anche evitare di prendere uno scarto eccessivo nell'ottica del doppio confronto. Tutto sommato una sconfitta attorno alle 5 lunghezze è qualcosa di accettabile. Ora sarà importante che Pavia mantenga lucidità, proprio perché è un campionato davvero equilibratissimo, valori molto molto vicini. Credo che giocare sempre in quest'ottica di non prendere scarti importanti possa essere una scelta piuttosto razionale. Lunetta per Mazzucchelli. Il popolo pavese che sfolla malinconicamente. Mazzucchelli che realizza anche il secondo, 72 a 65, 7 di margine per Vigevano. Penucci in angolo da Fazioli che spara subito da tre punti. Pubblico di Vigevano che festeggia, ora andrà a depositare con Dell'Agnello. E Pavia che va a prendersi uno scarto immeritato, 65 a 74. Vigevano che sbanca chiudendo avanti di 9 punti all'overtime, 65 a 74. Riepiloghiamo quelli che sono i tabellini individuali. Piazza che arringa il pubblico vigevanese al seguito. Per Pavia sono 7 di Fazioli, 21 di Venucci, 12 di Touré, 2 di Gloria, 15 di Nasello, 8 di Spatti. Quanto riguarda Vigevano sono 6 di Verri, 9 di Passerini, 22 di Dell'Agnello, 17 di Filippini, 9 di Mazzucchelli, 8 di Rossi, 3 di Beretta. Pavia che chiude nel derby la sua striscia vincente a quota 6, ma anche oggi la truppa di Baldiraghi davvero si può rimproverare poco. Sono mancati dei protagonisti importanti, ne ha trovati in corsa di nuovi protagonisti, però non è bastato. Vigevano conferma di essere squadra di assoluto valore, sicuramente con una classifica inferiore a quelle che sono le qualità della truppa di Paolo Piazza, che ora festeggia al centro del campo, ribadendo il finale a fine gara 65 a 74. Sbanca la Elachem. Noi salutiamo coloro che hanno avuto la cortesia di seguirci. Facciamo anche i migliori auguri di Buon Natale, di Felice Anno Nuovo a tutti gli amici del basket pavese. Con le gare interne, appuntamento nel 2020, partita contro Vicenza. L'ultimo match invece del girone d'andata sarà per Pavia la trasferta contro la capolista Bernareggio, quindi altra partita davvero molto 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 importante. Ora fastidiose le scene del preparatore atletico Paolo Cucchi, che fa gesti irriverenti nei confronti del pubblico pavese. Potrebbero francamente risparmiarselo, però l'educazione purtroppo non si compra al supermercato, così come la classe. Rinnoviamo la buona serata da Paolo Rappoccio, e Fabio Sacchi e Marco Barzizza. Auguri a tutti.